Ciao, sono Vittorio Gazzera, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo è un periodo caldo, non solo climaticamente. Infatti in questo report vi parlerò di tre cose: aggiornamenti su un progetto attualmente in corso, una conferma ufficiale e un annuncio che per certi versi ha sorpreso anche me. Quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Partiamo con Red Random e l'eroe multicromatico, i cui lavori continuano senza posa. Come vi ho accennato nel report precedente, in questo periodo sto lavorando al concept design dei personaggi, ne ho presentati già due, Red Random e il giudice Green. Oggi voglio presentarvi altri tre personaggi, degli otto che andranno a comporre il cast completo della serie. Il primo dei quali è Larry Lemon. Come potete vedere è un cerchio abbastanza ridanciano e rappresenterà una sorta di spalla comica all'interno della serie e l'elemento, diciamo, che in qualche modo alleggerirà la tensione all'interno di una serie che, pur avendo una grafica, un impatto visivo cartoon molto infantile, avrà delle tematiche abbastanza forti e cupe. Quindi Larry Lemon si occuperà dell'abbassamento dei toni in alcuni frangenti. Secondo personaggio che voglio presentarvi è Violet, che al momento non ha ancora un cognome. Dall'artwork che vi presento si può evincere che in termini umani si tratta di una ragazzina tra gli 11 e i 12 anni e, senza spoilerarvi troppo, fungerà da coscienza, da grillo parlante, se vogliamo, per Red Random, che ha un carattere abbastanza fumantino, abbastanza tendente all'irracondia, e tra i due si instaurerà un rapporto simil padre-figlia, anche se non ci sono legami di sangue tra i due. Il terzo e ultimo personaggio che vi presento oggi è Bobby Brown. Come potete vedere dall'artwork è un personaggio massiccio, laddove Larry Lemon rappresenta la spalla comica, qui Bobby Brown rappresenta il braccio armato. Le sue caratteristiche emotive e psicologiche lo pongono come un personaggio estremamente buono, estremamente ingenuo ed estremamente forte e imponente, quindi un tizio che è meglio avere come amico e non come nemico. In questo periodo sto lavorando agli ultimi personaggi rimasti, quindi in capo a 1 o 2 mesi al massimo il cast dovrebbe essere completato, non solo per quanto riguarda il concept design, quindi l'aspetto visivo di questi personaggi, ma anche la scrittura di una sorta di biografia per ognuno di loro e di una scheda psicologica. Da quel momento in avanti inizierò in maniera più specifica a scrivere le sceneggiature dei vari episodi. Quindi per qualsiasi nuovo aggiornamento rimando alla pagina Facebook, al profilo Instagram soprattutto, che vi invito a seguire, e al sito internet, che funge sempre da raccoglitore di tutte le notizie, di archivio per novità, annunci e quant'altro. In questa sede voglio annunciare ufficialmente un progetto al quale ho accennato già nelle settimane scorse sui canali social. Questo progetto si intitola Dead or Alive ed è una miniserie in live action, quindi con attori in carne e ossa, che nelle mie speranze verrà girato durante l'estate, al massimo inizio dell'autunno, con l'obiettivo di essere poi rilasciata entro fine anno. Si tratta di un progetto per il quale sto attualmente scrivendo la sceneggiatura dei vari episodi ed è un progetto particolare sotto più punti di vista. Per quanto riguarda il cast, ad esempio, sarà una serie che avrà due protagonisti e su questo argomento non voglio ancora raccontarvi nulla perché costituirà una sorpresa abbastanza corposa, quindi voglio tenermi questa carta ancora coperta.
e dal punto di vista della trama si tratterà di una commedia nera, quindi un genere non ancora esplorato dalla Vertical Green, ma nel quale ci stiamo buttando a pesce, che siamo sicuri potrà essere molto interessante per voi che ci seguite. Questo progetto quindi è ufficialmente annunciato oggi e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non mancherò di darvi delle notizie in merito, delle anticipazioni e novità succose, perché veramente di succose si parla, ma appunto non voglio anticipare nulla. E ultimo, ma non ultimo, un annuncio clamoroso che però necessita di un piccolo preambolo. Nel 2011, quando ho iniziato a scrivere e dirigere i miei film, avevo già un'idea, diciamo un desiderio in prospettiva futura, e cioè quello di arrivare a produrre film realizzati da terze parti, quindi scritti diretti, non solo dal sottoscritto. In queste ultime due settimane si è palesata la possibilità di compiere un'operazione di questo tipo con un giovane regista, un giovane sceneggiatore e regista che si è rivolto alla Vertical Green per vedere prodotto il suo primo cortometraggio, quindi un cortometraggio di esordio. Quindi annuncio ufficialmente che la Vertical Green quest'estate produrrà il film di esordio, il cortometraggio di esordio di questo giovane sceneggiatore e regista a nome Alessio Mele, inaugurando quindi un nuovo filone per la Vertical Green Productions, che non solo produrrà film scritti e diretti dal sottoscritto Vittorio Gazzara, ma anche di giovani registi che, come me nel 2011, non avendo la possibilità di produrre da soli il proprio film, hanno bisogno di qualcuno che dia loro una mano. Quindi nel brevissimo termine verrà girato e rilasciato un nuovo cortometraggio che entrerà a tutti gli effetti nel catalogo della Vertical Green Productions. Nel medio termine verrà girato e iniziato a rilasciare un nuovo progetto seriale in live action, Dead or Alive, e nel lungo termine verrà rilasciato Red Random e l'eroe multicromatico. Tre progetti portati avanti contemporaneamente, con però una staffetta di uscite abbastanza ben cadenzate, in modo tale da poter rilasciare più frequentemente dei contenuti e non lasciarvi a bocca asciutta e non dare l'impressione che stiamo battendo la fianca. Quindi, come vi ho detto, è un periodo molto caldo, molto impegnativo, molto anche entusiasmante per quanto ci riguarda. Speriamo che le prossime uscite vi interessino e vi possano piacere, e nel frattempo rimando come sempre ai canali social Instagram e Facebook per nuovi aggiornamenti, che con tre progetti contemporaneamente sicuramente non mancheranno nel prossimo periodo, a partire poi dal prossimo mese con il report di luglio, che verosimilmente sarà completamente dedicato al nuovo cortometraggio di Alessio Mele. Nel frattempo vi invito a mettere mi piace a questo video, mi piace alla pagina Facebook, seguire Instagram, visitare il sito internet, visitare anche lo store online su Redbubble per poter farvi e farci un regalo acquistando un oggetto di merchandising esclusivo. In questi ultimi due mesi le vendite sono andate benissimo, quindi vi ringrazio di cuore, grazie, 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 smack, 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 e vi auguro una buona giornata, grazie ancora di tutto, e a presto, al prossimo mese con il report, e probabilmente anche prima con una nuova puntata del Don't Fuck with Mordred, perché ci sono molte persone che avvertono una grande carenza di orsetti di peluche. Quindi a presto e ciao!